La sensazione è quella di aver sprecato una grande occasione. La sconfitta rimediata sabato sera al Palabarbuto di Napoli impedisce all'Upea di agguantare la vetta della classifica, viste le concomitanti e clamorose sconfitte di Trento e Torino. Il rammarico non è certamente legato al passo falso in sé, visto che perdere a Napoli può stare nelle previsioni, ma lo è il modo in cui è arrivata la sconfitta. Una partita che ha visto i paladini restare testa a testa con gli avversari per 37 minuti, prima di un incomprensibile nervosismo finale che ha portato nel giro di pochi secondi ad un antisportivo e due falli tecnici. Sono parzialmente contento di quello che hanno fatto i miei giocatori, parzialmente perché sono totalmente contento dello spirito di sacrificio, in considerazione del fatto che nelle ultime due settimane abbiamo fatto fatica ad allenarci e secondo me abbiamo per certi versi un po' pagato una situazione durante la settimana un po' precaria, non riuscendo a mettere quell'energia che solitamente mettiamo. E appunto sono soddisfatto a metà, nel senso che non potevo chiedere di più ai miei giocatori. Chiaramente spero che con l'innesto adesso di Valenti e con il recupero di Benevelli e il rientro totale di tutti gli infortunati possiamo allenarci per come abbiamo sempre fatto. Il calendario adesso non dà tregua, neppure il tempo di riflettere sull'occasione sprecata, perché da venerdì si ricomincia col weekend delle Final Six di Coppa Italia. Si vola a Rimini per mettersi in mostra e cercare di arricchire la bacheca di un nuovo trofeo.